fratellino mio, che ti ha fatto a te? Oh, ma che ti ha fatto a te? Ti ha sfiorato? Fratellino mio, fratelletto, come direbbe il poro 1727 che è sparito, pace all'anima sua. Ma che ti ha fatto? Non vi drogate. Se mi dovesse fare così la droga, io non mi drogherei mai. Ma l'hai visto che ti ha fatto, fratellino? Madonna mia. Fai entrare Fabio. Vai, vai, fammi entrare Fabietto, dai. Oh, ha rotto il cazzo questo, che sto a dare troppa visibilità a sto paro cretino. Aspetta un attimo, che prima voglio fare tre cose lì. E robot là, dove sta? Dove sta il robot? Fabio Russo, vai. Vai, Fabietto Russo, vai. Vai, Fabietto Russo, vai, Fabietto Russo, vai. Uè, Brasi, Oh, ma non ti buonasera. chiasso, sti giorni che sto da troppa visibilità, eh. Ma chi? Mi dici una cosa? Dimmi una cosa, ma Ascolta. l'hai visto te coso lì? Del L'ho visto prima, su chi l'ha... a chi al Gero? 1727, a chi l'ha visto L'ho già? visto adesso, per chi l'ha visto, adesso. Ma io, che ho fatto? Comunque è sparito veramente. È sparito? È sparito, veramente è sparito, non c'è più. È sparito proprio. Ma chi? Alghero, chi? All'inizio, devo essere sincero, mi sembrava una farsa, ma non mi sembra seria la cosa comunque. Perché quando vai su chi l'ha visto c'è la denuncia, perché loro hanno fatto la denuncia. Hai Ma capito? allora a me hanno detto questo perché io non so pratico né di denunce né di niente, che è falso allarme, nel senso se dovesse essere una cosa finta, questo si chiama falso allarme, giusto? Ok, però da quello che ho capito io, Alger è sparito veramente, può essere in pericolo, da quello che ho capito io, eh? Da quello che mi hanno detto, da fonti certe. Aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Allora, aspetta, tu vuoi che la buttiamo in canzonella o vuoi che facciamo un discorso serio? No, 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 io non voglio litigare con te stasera, voglio parlare seriamente, Ok. ti sto dicendo, Massimino. Perché per me sei Allora, Massimino, non sei io non ti dico Aspetta. che so dov'è di preciso, ti potrei dire che io so anche di preciso dov'è Algero, Io ti sto però ti dicendo che dico. Alghero a casa non ci sta, Alghero è sparito. È sparito da casa. Ok. Ok. Quindi Algero si trova, sicuramente si troverà, io non lo so, sto facendo delle deduzioni. Si trova sicuramente, siccome è tutto studiato questo a tavolino, lui si troverà sicuramente in una dimora già prefissata da loro, perché Bonnie e Clyde sono due che studiano bene il Però, dettaglio. Massimi, però non lo puoi dire questo perché non sei sicuro. Perché per andare a chi l'ha visto, tu devi fare. Allora, chi l'ha visto, io l'ho seguito la vicenda. Allora, Ma chi l'ha chi l'ha visto? visto? Io, Tu ascolta, quando va bene. aspetta, tu quando vai a chi l'ha visto, quando tu vai a chi l'ha visto, devi fare una denuncia perché la cosa diventa pubblica. Ma Informati sono bene. anni che io seguo chi l'ha visto. Chi l'ha visto non ti dice mai chi l'ha visto sotto, mentre c'è. Dice questa volta si parla di Angelo Corredini. Angelo Corredini, questo nome è un po' già che si fa famoso sui social. Poi Certo, lo sottomettono sparito davvero o per farsi pubblicità. Infatti Quando loro l'hanno vai a chi l'ha detto. visto, è sicuro che tu sia sparito. Ok, Nemmeno infatti loro loro l'hanno. sono sicuri che Angelo Corredini sia sparito. Secondo me sbuca in Capisci? settimana, te lo dico io. In settimana sbuca fuori. No, ma te lo dico io quando sbuca fuori. Allora, fammi una cosa. Io prendo un pennarello, ti giuro su mia madre, anzi, ti giuro su Alice. Io prendo un pennarello, a parte che glielo diranno e lui, se dovesse riapparire, il giorno dopo riapparirà. Io ti scrivo su un foglio, poi lo chiudiamo, lo incolliamo, lo portiamo dove ti pare. Io ti scrivo quando lui Alghero riapparirà, sai io te lo scrivo io. quando scappa fuori, la prossima settimana, te lo dico io. Allora, oh, ieri mi ha chiamato, ascolta Massimiliano, ieri mi ha chiamato Enrico Lucci. Sicuramente prima di fine mese noi dovremmo fare la trasmissione su Rai 3 con Enrico Lucci. Sì, mi Questo ricordo, il appena Enrico 9. Lucci. Eh? Il 9? Quando era la No, puntata che... dovevamo andare l'8 in Immacolata, poi non si è più fatto nulla. Però
Però ieri ci siamo sentiti io e Luci. Mi ha detto che prima di fine mese dovremmo fare trasmissione. Io ti dico che se oggi Enrico Lucci chiama il poro scemo e gli dice che domani ci avremo trasmissione, questo gli appare come per magia, capito? Vabbè, comunque Enrico come sia, per magia. non penso che Algero non vada in trasmissione per Enrico Lucci, anche perché tanto l'hanno invitato pure lui, mi sembra, no? No, insieme ci hanno invitato, te lo dico Allora io. non penso che lo sbuca fuori. Io questo motivo non lo so perché Algero è scappato, però c'ho un'ipotesi. Perché a parte gli scherzi, allora io comunque sia dove scende giù a Roma, non è che magari lui Mi fai una è sparito. cortesia, mi fai una cortesia, visto che tu c'hai contatti con Simona, gli scrivi un attimo, No, gli aspetta, dici. io non c'ho. No, 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 fermati, fermati, fermati. Io non c'ho contatti con Simona. Ah, non ce l'hai contatti con Simona? Non ce l'ho i contatti con Simona. Non gli si può scrivere in qualche modo, perché io lavo, Non gli ho mi mai scritto, non gli piacerebbe. ho, sinceramente non gli ho mai scritto in chat e non me ne frega manco scrivergli a me. A Ok, Simona. allora facciamo un appello a sti ragazzetti, a qualche Fammelo. ragazzo, qualche ragazza, contattate Simona, gli dici. Gli dite, il brasiliano avrebbe piacere a parlare con te. Sei disposta? Ma non è l'intervista, ditegli, che io non è che gli faccio l'intervista. Ma Io sono invitala, ma Sergio se tu vuoi Aperto. parlare, invitala direttamente, gli scrivi in privato, gli scrivi Simona, vuoi fare la diretta con me che parliamo di questa situazione, vedi cosa ti dice lei. Adesso. Gli scrivi dopo, adesso che Mamma scrivi mia. con me, gli scrivi direttamente e glielo dici. Allora io Massimino ti dico una cosa, Algero con me ha sbagliato troppo, ha sbagliato, e ha sbagliato anche tanto. Non è un ragazzo stupido, è molto intelligente, è molto furbo, però con me ha sbagliato veramente tanto, soprattutto perché mi ha toccato un punto molto, molto, molto a cuore a me, che sarebbe la famiglia mia. Perché quando comunque ci litighiamo tra noi, che mi offendi tra me e te, va bene, ma quando mi tocchi la famiglia, già lì sbagli troppo. Poi mi ha detto delle cose molto pesanti che non sto qua a dire adesso. Ed è per questo che ce l'ho a morte con lui, a morte proprio. E questo è il motivo. Io adesso non so se lui è scappato perché veramente pensava che io venivo giù a Roma. Aspetta, voglio dire una cosa, Brasile. Tanti mi dicono tu parli di Roma, io parlo di Roma, porto rispetto a Roma perché a Roma ci sono delle regole da rispettare. Questo che sia chiaro, eh? Perché non è che venga a Roma a farmi una passeggiata. Io amo Roma, Allora mi piace. aspetta, aspetta un attimo. Mi stavano scrivendo, mi hanno scritto: Massi, stanno vedendo la diretta tua, c'è Simone.